Allora, benvenuti a tutti e buon pomeriggio a tutti quanti. A nome dell'Associazione Movimento per San Benedetto vi voglio ringraziare per essere presenti a questo appuntamento con il nostro dottor Montanari e questa conferenza. E in realtà è il secondo appuntamento di oggi. Stamattina abbiamo diciamo così, fatto un preview di questa conferenza con 200 ragazzi provenienti da tutte le scuole superiori di San Benedetto del Tronto, che ha destato il loro particolare interesse visto l'argomento trattato, che notoriamente è, diciamo così, abbastanza discusso, ma molto spesso non si va nel particolare. Ora, innanzitutto vorrei, come detto, ringraziarvi di essere presenti e presentarvi un po' il programma del pomeriggio, che è semplicemente, dopo questa brevissima presentazione della conferenza del dottor Montanari, poi ci sarà spazio in fondo per una serie di domande barra dibattito da parte di chi vorrà poi porre delle questioni o semplici curiosità riguardo alla presentazione del professore, e poi, una volta finita la conferenza, proprio qui fuori nell'atrio, dove troverete tutti i testi, la produzione letteraria e scientifica del professore realizzata nel corso degli ultimi anni, e tutti i libri che possono essere acquistabili qui fuori nel nostro atrio. Quindi tutte le diciamo così, i testi che verranno citati durante la presentazione, nel corso della presentazione del dottor Montanari, poi potrete ritrovarli qui all'ingresso. Oltre a questo volevo dirvi poi che avremo piacere di prendere un caffè insieme per chi si vorrà trattenere poi qui fino alla fine, fino a dopo il dibattito. E inoltre volevo anche dire che per quanto riguarda questo appuntamento si inquadra nell'ottica di una serie di incontri informativi che l'associazione sta portando avanti per informare i cittadini principalmente sulla annosa questione della centrale di stoccaggio del gas, che molti di voi probabilmente avranno sentito nominare, ma che purtroppo fino ad ora non è stata, secondo noi, sufficientemente dibattuta. E naturalmente, anche se durante la conferenza di oggi il tema specifico saranno altri, cioè principalmente quello di nanoparticelle e inquinamento atmosferico, noi comunque siamo a disposizione dopo la conferenza per delucidare sulla questione ed eventualmente presentarvi altri prossimi appuntamenti che avverranno nelle prossime settimane. Qualche giorno fa abbiamo fatto il nostro quarto appuntamento nella chiesa di Cristo Re, nella sala parrocchiale di Cristo Re. Ci aspettiamo di farne degli altri nel corso dei prossimi mesi, perché è giusto che tutta la popolazione sappia qual è il progetto di realizzazione di questa centrale di stoccaggio del gas e quali sono rischi e pericoli a cui si va incontro creando una centrale di questo genere. Naturalmente siamo disponibilissimi a dare tutti i chiarimenti del caso, speriamo di poter essere di vostra soddisfazione nel corso di un eventuale colloquio dopo la conferenza. E però nel frattempo vi invito a seguire con molta attenzione la conferenza del dottor Montanari, per vedere nel dettaglio rischi diretti e indiretti anche derivanti da una struttura di questo genere. Non vi trattengo oltre, lascio la parola al dottor Montanari e poi ci risentiremo dopo il suo intervento. Grazie, buonasera a tutti. Non sarà né breve né particolarmente divertente, anzi non sarà divertente affatto. Stamattina c'erano i ragazzi che si toccavano tutti, perché ci saranno degli argomenti che qualcuno penserà che portano anche scalogna. In realtà la scalogna ce l'abbiamo già, quindi non sono gli argomenti che portano scalogna, ma è la scalogna che porta questi argomenti. Dopo 500.000 anni di cosiddetta civiltà, perché noi siamo diventati uomo tecnologico scoprendo il fuoco, scoprendo come accendere, come utilizzare il fuoco 500.000 anni fa, oggi siamo arrivati a un livello scientifico estremamente elevato, di grande sofisticazione. Ciò di cui io vi parlerò questa sera è frutto in gran parte di questo progetto europeo. Questo progetto europeo si chiama Nanopathology, nanopatologie, nome inventato da noi, da mia moglie, da me. Siamo gli scopritori di queste patologie. Questo progetto europeo ci ha visti a capo di un gruppo di ricerca importante, gruppo di ricerca che era fondato sulla Università di Mainz, di Magonza in Germania, e sull'Università di Cambridge. Noi eravamo a capo di questi due gruppi in queste due università, più altri gruppi di Istituto Nazionale di Fisica della Materia e un gruppo francese. Siamo arrivati a essere nel 2002 a capo di questi gruppi dopo essere stati presi a calci nel sedere da tutta l'Accademia Italiana, perché noi nel 1997 abbiamo fatto una scoperta molto importante dal punto di vista della medicina, e questa scoperta consisteva nel fatto che noi ci siamo accorti di una cosa che probabilmente è banale, ma di cui non si era accorto nessuno, cioè le micro e le nanopolveri, con delle caratteristiche particolari, che stanno sospese nell'aria, che sono nell'ambiente, che sono nei cibi, che sono nei medicinali, che sono nei cosmetici, che sono in tanti prodotti, possono venire a contatto molto diretto con l'interno del nostro corpo, cioè possono venire inalate, possono venire ingerite, possono comunque entrare nel nostro organismo, e una volta entrate non escono più. Una volta si faceva un atto di fede, queste particelle sono sempre state conosciute, noi non abbiamo scoperto l'esistenza delle particelle, cosa nota, però una volta si pensava che questa roba entrasse nell'organismo e poi per motivi misteriosi, in qualche modo misterioso, uscisse. Nessuno aveva mai provato scientificamente se questa cosa avvenisse veramente e come avvenisse. Era un atto di fede, cosa che non si fa in campo scientifico. Noi scopriamo invece che queste particelle rimangono nel nostro organismo e danno tutta una serie di malattie. Questo per noi era una scoperta scientifica importante, molto importante per la medicina, ma per noi finiva lì la cosa. Invece poi ci siamo dovuti accorgere immediatamente che questa scoperta andava a disturbare degli interessi miliardari di euro, ma multimiliardari, e quindi tutta l'Accademia Italiana, che oggi è costituita in parte importante da persone che si prostituiscono per denaro o per carriera, si prostituiscono a interessi che non sono certo quelli della scienza e soprattutto non sono quelli della salute. E allora siamo stati massacrati, ci hanno detto che eravamo dei cialtroni, che eravamo dei ciarlatani, che tutto quello che avevamo visto non era vero, fino a che 5 anni dopo 5 anni di calvario, la comunità europea si è accorta che non eravamo dei ciarlatani, avevamo detto delle cose che scientificamente reggevano, e ci hanno messo a capo di questo progetto europeo. Il calvario continua ancora comunque, ma abbiamo questa piccola medaglia al valore. Anche poi oggi, in questo momento, i nostri lavori scientifici vengono usati non solo dalla comunità europea, ma vengono usati dalla Nato, vengono usati dall'ISO. L'ISO è l'ente mondiale che si occupa di standardizzazione, dai missili alle lampadine, usano i nostri lavori, dal Dipartimento di Stato americano, dall'FBI addirittura. In Italia nessuno tutti fanno finta che non sia vero, poi magari vediamo perché. Noi ci occupiamo di polveri, quindi. Le polveri, particolato, particelle, sono tutti sinonimi. Le polveri, il particolato di cui noi ci occupiamo, è di natura solida, perché esistono anche particelle che non sono solide, per esempio quelle generate dalle onde, dalla spuma del mare, la nebbia. Sono particelle, ma non sono solide. Sono inorganiche. Organiche, immagino che sappiate che cosa significa. A grandissime linee, e adesso io commetto un errore dicendo, ma diciamo che a grandissime linee sono senza carbonio. Non è esattamente così, ma ci accontentiamo di questo. E non si sciolgono né nell'acqua né nei grassi. Queste tre caratteristiche fanno sì che queste particelle siano eterne. Eterne vuol dire che una volta che le abbiamo prodotte non svaniscono più, non se ne vanno più. Quanto sono grandi le particelle? Guardate un po' l'atomo di idrogeno, che non è una particella ma è un termine di paragone, è grande 10 alla meno 10 metri, vuol dire che occorrono 10 miliardi di atomi per fare un metro. Quando io vi parlerò di nanopolveri, nanoparticelle, dirò qualcosa che ha un diametro che va da 10 a 1000 volte oltre quello dell'atomo di idrogeno, e quando vi parlerò di micro vi dirò qualche cosa che va da 10.000 a 100.000 volte oltre l'atomo di idrogeno. In questo range ci stanno le famose PM10, di cui immagino tutti abbiate sentito parlare, ma forse pochi di voi sanno che cosa sono veramente. Dicevo, queste particelle di cui noi ci occupiamo sono eterne, quindi una volta che noi le abbiamo generate, vedremo come le generiamo, è finita, è qualcosa che è per sempre. Io vi prego di prestare molta attenzione a questo, perché per sempre vuol dire per sempre, cioè vuol dire che le particelle, le polveri che io ho oggi nell'ambiente non le tolgo più, e vuol dire che domani mattina io ho fatto nascere, ho partorito delle nuove polveri che si sono andate ad aggiungere a quelle vecchie. L'anno prossimo ce ne saranno ancora di più, l'anno prossimo ancora di più. Quindi è un tipo di inquinamento che è destinato a crescere all'infinito, fino a che l'ambiente non sarà, cioè la nostra vita non sarà incompatibile con l'ambiente. Questo è uno degli argomenti che mi rendono particolarmente antipatico, cioè io sono un catastrofista secondo l'imbecillità che corre comunemente in rete, in televisione, nei media. In realtà è un purissimo ragionamento aritmetico e anche matematico. Aritmetico. Se io continuo ad aggiungere qualcosa è chiaro che la somma, il totale, aumenterà di dimensione, cioè su questo credo che anche un bambino di seconda elementare sia in grado di capire. Bene, da dove vengono queste polveri? Da dove vengono queste particelle? La natura è una produttrice di particelle. Per esempio i vulcani. Vedete questo pennacchio di fumo, in realtà non è fumo, sono polveri. Guardate un po', questa è l'Etna. Il pennacchio di fumo arriva tranquillamente in Africa, arriva in Libia. La sabbia del deserto. Questo è il Sahara. Il Sahara ha la sabbia più fine fra quella di tutti i deserti, una sabbia che è circa una sessantina di micron, una sessantina di millesimi di millimetro di diametro. Bene, questa sabbia dal Sahara arriva a noi. E noi la vediamo sotto forma di piogge rosse, quelle piogge che sporcano le automobili, eccetera. Però la si vede nel nord Europa, questa stessa sabbia. Io qualche anno fa ho fatto un viaggio, sono dovuto andare per motivi di studio nelle coste orientali degli Stati Uniti. Queste sabbie le ho trovate negli Stati Uniti, quindi varcano l'oceano. Sono polveri estremamente grossolane rispetto a quelle di cui mi occupo io, eppure riescono a varcare un oceano. Quindi io già rispondo a una domanda. Quando parleremo fra un po' di inceneritori, spesso ho la domanda: ma qual è la distanza di sicurezza da un inceneritore? Bene, gli inceneritori producono particelle che sono alcuni miliardi di volte più leggere. Se queste polveri fanno 5.000 km, 6.000 km, essendo qualche miliardo di volte più pesanti, che distanza potrà percorrere una polvere che è qualche miliardo di volte più leggera? 30 volte il giro del mondo? Allora, quanto stiamo distanti da un inceneritore? 30 volte il giro del mondo? Non c'è una distanza di sicurezza. C'è l'erosione delle rocce. Le rocce sono erose dal sole, dal vento, dal caldo, dal freddo, dal ghiaccio, e generano delle polveri.